Salve a tutti, bentornati in questo nuovo episodio. Io sono Canelo News. In questo nuovo episodio, come potete vedere, finalmente porto la fantastica missione avanti verso Valarguta. Ovvero, in poche parole, dovremo semplicemente lanciare il razzo che ci porterà finalmente a questa nuova inesplorata zona. Devo metterlo, sono piuttosto emozionato perché potrò finalmente sbloccare un sacco di cose e anche salire di rango. Quindi sono davvero contento. E inoltre ci darà qualche cosa. Io onestamente non so cosa fare. Forse meglio prendere lo straniero leggendario. Boh. Penso che prendo il costruttore. Voglio fare una build carina. Quindi niente, clicchiamo X o A oppure direttamente col mouse direttamente su quell'iconetta gialla lampeggiante ed entriamo immediatamente in partita. Una volta entrati in partita, vi ritroverete come al solito, beh, magari se avete compagni, la mappa è già esplorata, siete già arrivati lì nel razzo, però è piuttosto facile trovarlo. Se non è così, eccolo lì. Esattamente, è fin troppo facile trovarlo, è enorme, porca miseria. Che vi aspettavate qualcosa in stile Minecraft Galacticraft? Il razzetto piccolo, altezza 2 doppio del giocatore? No. Per fortuna no. Per fortuna è un bel razzo, bello grosso, sono contento di questo. Intanto uccido questo accampamento perché sta un po' troppo vicino. Intanto ho creato questo, porca miseria, mi hanno incastrato in questo pompa dissidente. Lo volevo provare anche perché ho fatto una build incentrata proprio sui pompa, proprio per potenziarne il critico e il danno. Sembra funzionare piuttosto bene, infatti se entra bene il critico shotta tutti. Vabbè, io in questo caso l'ho fatta con amici, ho anche scritto nel gruppo Telegram, chiunque voglia unirsi può unirsi, quindi se volete entrate nel gruppo Telegram, link in descrizione, mi raccomando. E l'unica cosa che dovrete fare è, vi consiglio, difendere e vi sconsiglio di farla in privata, decisamente ve lo sconsiglio, perché lo scoprirete presto. Intanto alzo un po' gli effetti sonori. La musica è proprio zero perché non la sopporto e tocca solo costruire, quindi velocizzo e niente, velocizzo e basta. Non c'è nient'altro da dire, bisogna solo difendere. Ah, giusto, scusate, mi stavo per dimenticare. Bisogna difendere tre ondate da difendere. Inoltre ogni ondata sono ben, indovinate un po', niente po' di meno di ben 3 blob a ondata. Che significa 9 blob. Lo so, è stata una bella rottura e lo è tuttora. Soprattutto che dovete esplorare tutta la mappa. Posso capire un blob per ondata sarebbe buono, però porca miseria, 3 blob per ondata è stato un bel dito in the ass, lo ammetto. Quindi velocizzo, altrimenti non ne andremo mai a capo.
Ed ecco qua, finalmente posso startare la prima ondata. Per fortuna le prime due ondate non sono niente di serio, quindi potete stare piuttosto tranquilli. Vi avverto, vi consiglio di cercare i blob rimanenti, ovvero i 6 blob che dovete trovare, nella prima ondata. Perché la prima ondata è quella semplice, la seconda semplice medio, mentre la terza è quella che vi fa veramente rodere e vi fa rischiare veramente di perdere. Quindi ve lo dico sin da subito. Evitate di farla in singolo, come ho fatto io, ho rischiato. Oh, guardate che figo. Se li frega. Ah, non vi preoccupate, ve le restituisce quello che rimane, ovviamente. Ok. No, no, aspetta. Dovrei cambiare tipo di pompa. Questo è un doppio colpo, in stile doppietta. Questo pare che gli dà fastidio, quindi lo tolgo. Nel frattempo cerco i blob rimanenti. Ok, questa è la famosa terza ondata, quella che ci porterà alla serie di ispirazione, per magari per gente che non è abbastanza forte. Quindi vi consiglio di stare attenti, come potete vedere già alla terza ondata arrivano questi che sono i cromati, sono veramente odiosi e belli, difficili da uccidere se non avete magari un'arma acqua o fuoco. Ricordatevi, possono essere uccisi soltanto da un'arma acqua e fuoco, come a fortuna sono riuscito a colpirlo. E ne arrivano un bel po', a quanto pare. Ah, e un'altra cosa. Arrivano anche i lanciatori. Ciò significa che quelli vi distruggeranno il razzo da distanza. Io non ci ho fatto caso fino a un certo punto, però quando ho visto il razzo praticamente mezzo morto, mi sono un po' preoccupato. Ho seriamente pensato di perdere, quindi vi lascio il video. Deep in it, can't stop. I'm forever.
Ed ecco qui, ci è mancato veramente poco che la perdevo, ma alla fine l'ho vinta. L'importante è questo, non importa quanta vita il razzo rimane, l'importante è che non venga distrutto. Quindi ecco qui, il razzo che parte, una bella animazione la devo mettere e vediamo un po' le ricompense. Un bel punteggio, adesso devo aver ricevuto sicuro al 100%, sì, è vero. Ecco qui le ricompense. Un bottino di livello 5, bello perché mi ci sono un po' impegnato in questa missione, soprattutto l'ultimo, ho veramente rischiato di perdere. Però volevo farla in singola per rendermi più partecipe della missione. Ecco qua. Qui prendo il costruttore perché spero di poter tenere qualcosa di carino. Magari per aumentare la vita o che ne so. L'illusione. Va bene, con questo è tutto, Canelogno vi saluta e vi augura una buon gameplay e ci vediamo al prossimo episodio. Come potete vedere, ecco, ho sbloccato lo scudo.